Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Queltaleale. Eccoci qui con 3D.GameHero. Si riprendeva da dove ci eravamo lasciati qui con il nostro eroe Elvis Alex. Eravamo qui in questa cittadina orientale perché stavamo andando a cercare il terzo tempio, ma ci siamo leggerissimamente persi, ma sono dettagli, non era proprio essersi persi, è che stavamo esplorando. E no, dobbiamo andare dall'altro lato. Pensavo ci fossero ancora delle case in questa zona, invece qui inizia il dungeons. Quindi direi di andare da questa. Guardate, ci sono anche le palme. Cioè, vedete, ogni zona è diversa. Che figata di gioco. Troppo figo. Vai, entriamo qui. Che fa? Si mangia qua? Non è vero. Questo è male. Vabbè, ciao. Cioè, dobbiamo, secondo me non stanno benissimo in questa cittadina, eh. Chi si lamenta che c'ha fame, questi stanno un po' così. Vabbè, venite a vivere nel deserto, poi non ci avete voglia di andare in giro a cercarvi. Ah no, ok, era una signorina. E ti togli dai coglioni, scusa? Questo che cazzo è? Meo meo, ma che cos'è? È un gatto? Ah sì. No, ma dove cazzo devo andare, scusa? Scusa, meo meo. Ah, ok. Magari la sapeva lui la strada. Ok, siamo a cavallo, siamo arrivati. Aspettate che vado. No, volevo andare a questa. Cazzo vado? Come si fa ad andare a quest'altra casetta? Secondo me è fondamentale. Cioè, qui ci sarà qualcosa di estremamente cazzuto. Ci possiamo. Non ci possiamo andare. Vabbè, sti cazzi. Andiamo da quest'altro lato. Ok, attenzione, c'è uno scrigno. E della gente che rompe i coglioni. Ma noi li spacchiamo. Oh, che cazzo sono? Ma che ci attaccano pure dall'acqua adesso? Guarda che figli di troia. Una moneta, 10 monete meglio. Oppela. Andate a cagare, do. Via. No, non mi... Ah, ok, maledizione. Sì, questi passaggi stretti non è che si... Si vedano benissimo. Una candela, prendi la candela che... che ci può sempre servire. Dove cazzo andiamo? Comunque siamo giusti, stiamo andando. Dove sono? Ok. Ci perdiamo il nostro Elvis. Sì, sì, va bene così. Stiamo andando nella strada giustissima, secondo me. Allora possiamo andare qua a spaccare queste cose, giusto random. Poi riproseguiamo qui. Io spero comunque, ragazzi, che questi video vi stiano piacendo. Che questo gioco vi stia piacendo. Per me ormai è diventata una droga. Cioè, è troppo figo, è troppo bello. Qua non c'è niente. Cioè, aspettate un attimo, vedo qua sotto. No, non c'è niente, vabbè. Ma cos'è, una scimmia quella? Spacchiamo i culi anche alle scimmie. Noi non è che ci facciamo problemi. Ok, c'è anche della gente cattiva. Scusi, scimmia. Ok. State calme, state calme. Che il nostro Elvis è qui, spacca dei culi. Guarda questi. Poi tutti i pixel che si infrangono al suolo quando li ammazziamo. Che figata, che figata. Stiamo andando giusti comunque, eh? Siamo a cavallo. Presumo, eh. Aspetta, qui c'è una stradina che secondo me ci porterà da nessuna parte. Vabbè, dettagli, questo è spirito di esplorazione che uno cerca di andare ovunque. Qui ci attaccheranno dal mare, ne sono convinto. Non è vero, meglio così. Vai con 10 monete, però qua guadagniamo solo quando spacchiamo i culi ai boss. Ci deve essere una remunerazione più cazzuta, perché sennò così non riusciamo a permetterci tutti i gingilli che vogliamo comprare. Oh, abbiamo trovato un tipo, qua sotto non possiamo andare. Allora, vediamo un attimo cosa... Questo secondo me è il boss del tempio. Sì, vabbè, l'agenzia, ciao. Chi sei tu? Ah, vendete la roba. Vabbè, ma che cazzo ne so com'è. L'anello riduce i danni. Ma come posso utilizzare? La madonna, no, costa un fottio. No, giovane, ma che cazzo di prezzi c'hai? Stai in mezzo al deserto, chi è che ti viene a comprare qua? La prossima volta col cazzo. Secondo te mi faccio tutta sta strada. Cos'è? Cos'è?
Ah, una mela della vita. Ma ce l'ha. Come cazzo? No, pensavo magari. No, e adesso dove cazzo vado? Scusa. Giovine. Ah, dobbiamo passare solo. Ok. Non è vero. No, non mi dire che non è questa la strada perché ti spacco il culo. Dai, come cazzo si arriva a quel fottuto tempio di merda? Cioè, non è questa la strada. Come cazzo ci arrivo? Non è possibile, mi sa che non ci arriveremo mai. Cioè, devo tornare indietro. Porca la puttana di Eva. Dai, non è possibile. Quale cazzo è la strada? Cioè, io penso di non essermi. Le abbiamo provate tutte, cazzo, o no? Cazzo, devo andare. Sì, vabbè, che poi io continuo a guardare qua, ma non è che ci aiuta sta mappa. Apriamoci sta candela. Qua che cazzo facciamo? Niente. Non ne ho la più pallida idea. A questo punto non ne ho veramente la più pallida idea di come cazzo dobbiamo fare per. Per andare a. Ok, proviamo a girare un altro po', ma qua non mi posso buttare, cazzo. E ritorniamo indietro. Vacca puttana. Non troveremo mai la strada per questo tempio. Tu dimmi se maledizione mi devo pure perdere per cercare di trovare sto cazzo di coso. No, comunque non. C'è anche un blob lì. A spaccare il culo al blob anche se adesso. Cazzo va? E qua, fottuto blob. Andate a cagare voi. Ho perso pure un fottio di vita per. Vabbè, non. A questo punto la strada è solo questa. Cioè adesso veramente non c'è. Non c'è scelta. Non ho la più pallida idea di come si faccia ad arrivare a quel tempio, sinceramente. Abbiamo preso questo ponte, poi abbiamo preso quello là sopra, non ci sono altre vie. Sinceramente non lo so. Ma possiamo pure provare a ripassare qua, tanto non credo troveremo una soluzione. Vabbè, poi magari girerò per conto. Adesso un altro 10 minuti, 5-10 minuti, giriamo un po' qua, poi nel caso mi metterò io a cercare e ci rivedremo quando avrò trovato quella fottutissima strada, perché. Cioè, mi sembra un po' strana come cosa questa, che non si riesca a trovare una cazzo di strada. Perché non è che sia poi così. Boh, complicata come cosa. Sotto ci stanno sti pali così random. Magari ammazziamo queste, forse ci ripiamo un po' di salute eventualmente. Sappiamo nuotare neanche perché sennò.
Andavamo con... Guarda sto figlio di Troia, ma che cazzo è? Meno che non c'è magari qualche muro da rompere, io non ci ho fatto caso, cioè non ci ho proprio pensato. Forse dobbiamo usare delle bombe per spaccare qualcosa? Proviamo a rifarci sta strada. Ma io non credo, cioè non è che ci stanno cose alternative, la strada che stiamo facendo è l'unica, quindi a meno che non c'è sfuggito proprio qualcosa così. Cioè non c'è più niente qua. Giovine, ma senti un po', come cazzo facciamo? Non mi serve nessuna di questa roba, mi servirebbe solamente un'indicazione stradale. Io provo a usare una bomba, che cazzo ce ne frega. Oh. No. Allora. Dobbiamo andare esattamente a destra da qui. Ma non so come cazzo ci si arrivi. Mannaggia la puttana di Evato. No, vabbè. Niente ragazzi, mi sa che ci vediamo direttamente con il prossimo video. Questo è durato un po' meno, ma pazienza, tanto è inutile che stiamo qua a vagare nel nulla senza sapere dove cazzo dobbiamo andare. Qua direi di andarcene subito prima che perdiamo altra vita. E vabbè, a questo punto io direi che magari io mi faccio un altro po' di giri, cercherò di trovare questa fottutissima strada per andare a quel cazzo di tempio maledetto che sta infognato in mezzo al deserto. Ci hanno fatto andare a frasche, sono due video che stiamo vagando nel nulla in cerca di una strada. Vabbè. Ok ragazzi, allora sono tornato qui sopra per vedere un po' se trovavo un'altra strada. Adesso ci proviamo ad avventurare in questa zona che tra l'altro avevamo sì già visto. Però ripassando da qui ho visto che eravamo andati direttamente a destra, perché qui sopra ho visto che c'è una chest non aperta, quindi qua sopra non ci siamo andati. Proviamo a vedere se magari da questa parte c'è qualche zona per provare a vedere se effettivamente troviamo una strada per andare a quel cazzo di coso. Ok. Magic up. Ma l'ha utilizzato, cioè abbiamo quindi una cosa in più di magica. Vabbè. E qua non ci eravamo andati, se non sbaglio. No, credo, vorrei dire una cagata. Dove siamo? Stiamo andando proprio all'aceto. Però vabbè, già che ci stiamo. No, qua. No, là non possiamo andare. Qua c'è qualcosa che si rompe, quindi proviamo. No, attenzione. Vediamo cosa c'è di interessante qua dentro. Ah, la fonte che ripristina la salute, vabbè. Guarda questa fottuta app. Vabbè. Ah no, qua no, non ci posso andare. O almeno non da qui. Ci si passa da quest'altro lato. Magari prima spacchiamo le gengive a sti bastardi. Qua no. Quei pali secondo me servono per... più avanti sicuramente avremo qualcosa per spostarci, perché sennò è impossibile. Fanculo sti bastardi.
Guarda ste cazzo di api di merda. Fanculo. Una moneta di merda che non ci serve a una ceppa. Vabbè, siamo andati anche qui, quindi a questo punto non ho la più pallida idea di dove possiamo passare. Proviamo a ripassare qua sopra. Sotto ci siamo passati due volte, ripassiamo anche qua due volte. Non si sa mai. Devo riprendermi la salute. Fanculo, do. Maledette api. Allora, vabbè, ragni sono più docili. Proviamo a riandare qua a destra. Che ne so, magari ci siamo persi qualcosa. O c'è qualche cosa che si rompe che non abbiamo. Che non abbiamo visto. Qua c'eravamo passati. Ah no, c'è un'altra cassa. 100 monete, almeno qualcosa di più sostanzioso. Salve. Via via. Passiamo qua sotto, magari c'è qualcosa che ci siamo persi anche qui. Un po' di bombe possono sempre tornarci utile. E vabbè, proviamo a rifarci questa strada. Magari, come detto, là c'eravamo persi una cassa, quindi magari ci siamo persi anche dell'altro. Si sa mai. No, qua la cassa la mamma. Ah, li prendiamo anche da qua sopra, sti ranni. Maledetti bastardi. Qua? No, qua non ci possiamo. Bomba, bomba. Aspetta, però ripassiamo qua che magari abbiamo lasciato qualcosa. Non è vero, non abbiamo lasciato niente. Tutissimi ragni. Troveremo prima o poi la strada. Dai, dobbiamo trovarla. Attacchi critici, random, monete. Ah, questa non l'abbiamo presa. Questa non so come la faccio a prendere. Guarda sti figli di ragna. Qua siamo usciti dal deserto, presumo, non lo so. Riproviamo ugualmente a passarci, magari. Deserto l'abbiamo fatto quasi tutto, credo. Forse ci manca qualcosa. Lì, eh? Ah, quindi sì. Ma scusa, ma qua non ci eravamo già passati. Sì, ma io mi ricordo che qua ci eravamo già passati comunque. Però forse non eravamo passati vicino alle rocce, quindi non ci aveva detto che erano smandrappabili. Vabbè, però dai, cazzo, dai. Non ci perdiamo per queste cagate. Vacca troia. Spero che sia questa almeno la strada. Poi magari non andiamo da nessun'altra parte neanche da qua, però. Proviamo sopra a vedere. Ok, perfetto. Un piccolo blocco. Qui non c'è niente. Presumo che da qua ci arriviamo. Vediamo un po' la mappa. Non lo so. Siamo molto ma molto lontani in realtà. Dove sono? Ah, ok. Quel blob bastardo. Guarda pure sta troia di. Merda.
Ok, mi ha massacrato però. Dettagli. Figli di... Fanculo. Toh. Bagash. Ne ho qua... Quindi? Ma li posso far esplodere tipo gli alberi, ne so. Magari. No, direi di no. Quindi c'è un'altra solution per passare qui. Vabbè, che adesso non abbiamo. Tipo a boomerangate. Vabbè, quindi vediamo sopra. Posso passare qua? Ok, stiamo andando, non so dove stiamo andando, ma stiamo andando, secondo me stiamo andando dalla parte sbagliata. Vabbè. Qui c'è però, c'è qualcosa che si rompe. This is my land. Ok, quindi c'è qualcuno che non vuole che stiamo qui nelle vicinanze, probabilmente. E quindi noi gli andiamo a rompere i maroni. Tra un po' ci lasciamo, anche perché ho... Non so quanto ho registrato, perché poi taglierò quel pezzo dove... Stavo vagando. Ma chi sei? Vabbè, non fa niente. Ma assolutamente no. Ci penso proprio. Ma se l'è presi i soldi? E non c'è nient'altro, scusate. Ma mi ha rubato i soldi, non ho capito. Gliel'abbiamo ridati i soldi? Spero di no, perché sennò io lo faccio saltare in aria di nuovo, maledizione. Vabbè, vediamo qua dove andiamo a finire. Andiamo sopra comunque, quindi magari sotto ci siamo persi qualcosa. Costeggiamo. Poi torniamo indietro, perché giustamente non era questa la strada. Cazzo, siamo finiti. C'è un'altra parte che si rompe. Vai. Vediamo cosa c'è. Ah, il pozzo come quell'altro. Quanto? 20 monete. Vabbè, dai, proviamoci. Vediamo che c'è, esce qua. Ma affanculo. Non ci serviva la magica. Pozzo dei desideri, però. Volevamo altro, niente. Non c'è nient'altro, quindi ci rifacciamo tutto il giro e vediamo se ci siamo persi qualcosa. Però prima sì, mi sa che si poteva andare anche in basso. Noi siamo andati verso sopra. Fottuto labirinto questo. Questo deserto ci sta dando non pochi problemi. Sono due puntate che vaghiamo nel deserto, maledizione. Volevamo fare gli avventurieri. Qua no. Facciamo gli avventurieri, ma ci serve una guida. Guarda che figlio di troia. Venite qua pure voi, api di merda. Da cagare. Moneta, moneta. Allora, dove potevamo andare? Qua mi sembra. Cioè, non siamo passati qua, no? Sì, vabbè, questo è un labirinto. Allora, là potevamo andare. Qua no. Dai che troviamo la strada. Dai che la troviamo. Dai che la troviamo, cazzo. Qua cosa c'è? Niente. Però poi la troveremo, no? Forse. Probabilmente anche no. Questi pali secondo me poi serviranno per trasportarci da una parte all'altra, però magari con qualche attrezzatura che adesso non abbiamo.
perché ce ne sono tanti, proprio messi come se potessimo andare da una zona all'altra, però evidentemente ci deve sbloccare qualcosa. Attenzione, perché siamo... Che cazzo è qua? In un altro villaggio siamo arrivati. Vabbè, comunque, parte sto figlio di troia di ragno che non riesco. Presumo che sia questa comunque la strada. Adesso abbiamo trovato... Almeno ci ha salvato questa zona, credo. Quindi eventualmente con un trasporto rapido riusciamo ad arrivare qui. Lì non so che cosa stiano facendo quei tipi. Ci siamo avvicinati? Dai, ci stiamo avvicinando, ci stiamo avvicinando. Secondo me è qua che si va. Vabbè, aspetta, prima andiamo qui nella cittadina. Qua anche si va in basso. Vabbè, da tutte le parti posso... Ah, stanno chiusi proprio dentro, perché fuori ci stanno... Ortego Village. Occhio al tipo, che questo è bastardo. Usiamo lo scudo. Ma se usiamo tipo... Là, fondo. No. Dov'è? Oh! Vabbè, sti cazzi. Andiamo al villaggio, va, andiamo al villaggio. Vediamo se troviamo un po' di riparo, un po' di riposo, un po' di qualcosa. E magari ci becchiamo poi con il prossimo videos. Salve. Ma anche no, per quale motivo? Vabbè, scusa, non ho capito. Tu arriva un eroe e li vuoi da... Aspetta, però là c'erano due casse, cazzo. Secondo me quelle due casse... perché ci sta il letto davanti. Questo lo sposta se lì... Ma proviamoli a da sti cazzo di 100 soldi, dai. Ci ridà indietro i soldi, non ci credo. Vabbè, vedremo se sposterà quel letto. Magari ci andiamo a prendere, a fregare un po' di roba. Attenzione, questo vende le pozioni. Se ti togli dal cazzo, tu brutto viandante di merda. Quello spade, quindi adesso ci attrezziamo un attimo per spaccare dei culi. Vediamo cosa c'hai. Ma le bottiglie mi servono. A me servono le bottiglie vuote, vacca troia. Se no non posso fare niente. Vabbè che potevamo comprarci una mela così random, ma tanto se c'è un inn andiamo a dormire, quindi ci ripristina la salute. Anche lì sopra ci sono altre case, vabbè. Visitiamo questo villaggio e poi ci salutiamo. Cosa c'hai? Frecce e bombe, ciao. Vabbè che bombe ce ne abbiamo poche, aspetta. Magari un 10 bombe? Dacce le 10 bombe, va. Vai. No, basta. Ciao. Andiamo, va. Vediamo cos'è questo. È qui che si dorme? Vabbè. Ok, ah, ci ha beccato. Ci ha beccato il tipo, ci ha beccato. Ah, il padre. Ah, ok. Stavamo niente di... Ok. Ci ha beccato il tipo mentre ci divertivamo con la figlia. Vabbè, dai, voleva divertirsi la tipa. Che poi si è fatta anche pagare, quindi è una baldracca. Non vorrei dire niente, però. Vabbè, comunque, non ci ha ridato neanche un po' di salute, maledizione. Vabbè, andiamo su, vediamo se c'è dell'altro di interessante, a parte incontri occasionali. Ok. Allora. Momento. Spingi questo. Perfetto.
Uno di questi si deve spingere per forza. Grande, cazzo. Un altro, un altro. Ma come cazzo? Ma non una tacchetta sola, maledizione. Allora abbiamo sbagliato, no? Ah no, questo si sposta di due. E... vabbè, rimaniamo comunque inculati, no? Vabbè. Aspetta, va. Riproviamo, riproviamo. Momentito, momentito. Poi ci salutiamo, sennò il video viene in milioni di ore. Allora. Perfetto. Però non ho mica capito a che servono queste cose. Boh, life shard. Non so se ce ne le dobbiamo accumulare un po' per avere un'altra mela di vita. Non ne ho la più pallida idea. Magari se lo sapete voi ditemelo nei commenti. E, andiamo a vedere se qui c'è altro. Ma l'inn per dormire non c'è, scusate. Tu sei giovane qua. Sì, voglio una bottiglia grande. Oh, perfetto. Grande, grande. Ma ce n'è un'altra, tipo? Ah, fanculo. Vabbè, adesso già abbiamo una bottiglia, possiamo farcela riempire. Ma questi che cazzo fate, scusa? State a prendere il sole. Ah no, stanno... una disputa. Ok, vuole fare... cosa di arti marziali? Oh. La diva qui? Vabbè, possiamo dormire, non è questo l'inn. Ma secondo me non c'è in questa zona, è possibile? Ok, qua non credo che si dorma. Colneria Village. Devo prendere dell'acqua da Colneria Village. Che, dove cazzo sta Colneria Village? Scusa. Vediamo un attimo, aspetta. Non è che questo dove sto io, possibile. Ortego Village, Dotnia, Colneria Village. Ma per spostarmi devo usare quei cosi che costano un fottio. Giovane, te lo riporto un'altra volta l'acqua. Mo non c'ho proprio voglia. Cioè non ho neanche i soldi per spostarmi. Più che altro. E vabbè, non possiamo dormire qui. Quindi ragazzi, a questo punto io direi che ci possiamo salutare. Ci vediamo direttamente con il prossimo video. Ripartiremo da qui, da il deserto. Credo che la zona comunque sia quella giusta. Per forza, se no abbiamo fatto tutta sta strada inutilmente. Qui vendono le pozioni. Magari adesso, vaffanculo, mi ricarico anche di una pozione di... qua non c'è nient'altro, no. Una pozione di salute, meglio portarcene due visto che abbiamo la bottiglia, e in modo tale che se incontriamo qualche boss cazzuto e cattivo, vai con questa, tanto la magica non la usiamo più di tanto. Perfetto, dai, allora ragazzi ci vediamo con il prossimo video direttamente da qui, questo villaggio. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, ci siamo un po' persi, ma poi spero che abbiamo ritrovato la strada finalmente per poter andare lì sotto, e noi ci vediamo al prossimo. Un saluto a tutti da quel Taleale.